della signora Luisa. Suonava due volte e aspettava i passi trascinati dall'altra parte dell'uscio. Chi è? Sono io, signora Luisa. Silenzio. E subito dopo una serie infinita di chiavistelli che si aprivano uno dopo l'altro con difficoltà e che a volte si inceppavano, rendendo impossibile un'apertura veloce. Poi un battente che si schiudeva lentamente su un grande sorriso, in parte sdentato. Il volto pallido, meraviglioso nella sua età, mostrava rughe profonde attorno alle labbra e agli occhi chiari che, incredibilmente svegli e attenti, sembravano proprio gemme appena fiorite. E l'odore di vecchio che pervadeva tutta la casa, appena velato da un profumo stantio di violette, il ricordo di antiche sollecitazioni amorose, di intrecci sensuali che stentavano a morire. Il corridoio era illuminato dalla luce del mattino e la signora Luisa stava già preparando la colazione. «Ti faccio il caffè prima che cominci a darti da fare», le diceva. E in quel preciso momento, sempre, a Mariuccia, sembrava di aver ritrovato sua madre.